Sarà riaperta parzialmente la viabilità in uscita da Via Fiorentina già da venerdì 20 ottobre. Sarà consentita la svolta a destra in direzione Casentino e il proseguimento in direzione San Leo, prima dell'inizio della seconda fase programmata per metà della prossima settimana. È infatti terminata anticipatamente la prima fase dei lavori per l'intercettazione dei sottoservizi. Così è stata presa la decisione per andare incontro alle esigenze dei commercianti le cui attività insistono in quella zona. Ieri erano arrivate le ruspe ed erano iniziati i lavori per la nuova rotatoria, ma il cantiere in allestimento aveva reso necessaria la chiusura completa della carreggiata ad alcune decine di metri dall'incrocio, lasciando la strada senza sbocchi e accendendo la rabbia dei commercianti. Confesercenti ha così chiesto un ristoro per i commercianti che subiranno un danno economico. Chi più, chi meno naturalmente, credo che alla fine dovrà essere fatto un punto di quello che è stata la ricaduta economica di questi lavori per tante aziende che, come dire, vivono di questo e quindi in fondo al mese non c'è un qualcuno che fa arrivare uno stipendio aggiuntivo perché ci sono stati lavori, no? Quindi credo che per l'amministrazione comunale sia necessario prevedere una forma di ristoro a chi dimostrerà di aver avuto un calo di fatturato importante. La speranza dell'associazione di categoria, che assieme a Confcommercio aveva chiesto lo slittamento dei lavori a gennaio, adesso è che non si parli di rallentamenti. I lavori dovrebbero concludersi infatti il 17 novembre, proprio alla vigilia del taglio del nastro della città del Natale. Chiaramente siamo in un momento particolare, manca poco all'inizio delle festività del Natale, alla città del Natale, con tutto quello che comporta anche di incremento del flusso non solo turistico ma anche dei cittadini che vogliono raggiungere il centro, quindi è chiaramente un momento molto complicato. Pensare di avere dei lavori così lunghi in questo tratto di strada oggi è sicuramente un problema, era normale prevederli a gennaio o in momenti dell'anno comunque con un ridotto transito di auto.